24 giugno 1995. Il boss dei Corleonesi, Leo Luca Bagarella, viene arrestato dalla divisione investigativa antimafia. Resosi latitante nel 1992, dopo l'arresto di Riina, Bagarella, sconfitto il clan Aglieri, era divenuto il vice di Provenzano e uno dei massimi esponenti di Cosa Nostra. Occhiali da vista, vestito sportivo. Così si è presentato Leo Luca Bagarella davanti agli agenti che alle 19.30 circa gli hanno spianato contro le armi. Tutto il contrario dell'immagine del sicario spietato con un'impressionante serie di omicidi eccellenti alle spalle, strage Falcone compresa. Viaggiava a bordo di una Y10 scura, come un automobilista qualunque, non come un boss di rango. Accortosi di essere pedinato, ha prima cercato di sfuggire ai segugi della DIA sulle sue tracce da alcuni mesi. È stato inseguito e bloccato. Aveva addosso una patente falsa, contraffatto anche il libretto di circolazione dell'auto. Non ha negato la sua identità. Non ha opposto resistenza. Era disarmato. Si è conclusa così la lunga latitanza di Bagarella sullo sfondo del nuovo carcere ancora chiuso. Un altro duro colpo inferto a Cosa Nostra e ai suoi vertici. E potrebbe non essere l'ultimo.